Lunedì 13 alle 17:30 presso la sala consiliare di Penne ci sarà la prima edizione del Sarto dell'anno. In relazione alla legge di marzo del 2023, come Penne città della sartoria artigianale. Tengo a sottolineare che il riconoscimento viene dato a Penne come città della sartoria, ma è l'intera area vestina che ha un'eccellenza nella sartoria artigianale. Questa legge mira proprio ad evidenziare le caratteristiche, diciamo, le professionalità dei lavoratori che sono in questa zona, perché l'invito è ai grandi produttori e coloro che vogliono produrre capi di alta moda venire in questo territorio perché qui ci sono le professionalità giuste per confezionare un abito. Tant'è che abbiamo invitato le aziende che insistono in questo territorio, tra cui la Zoe di Loreto, la Twenty di Colle Corvino, Zilli di Cappelle, la Brioni che ha tre stabilimenti a Penne, a Montebello e Civitella e Cucinelli. Questa data non è una data a caso, è una data che abbiamo scelto perché è la data che festeggia il santo protettore dei sarti che è Santo Pomponio. In questa occasione saranno premiati i sarti di diverse aziende, di quelle che ho nominato, proprio per sottolineare la riconoscenza che ha questo territorio nei confronti di queste persone che danno lustro a un'intera area. L'occasione è gradita per invitare tutta la cittadinanza perché è un evento importante e sarà ripetuto negli anni, quindi ci saranno occasioni anche per premiare magari in futuro anche i sarti che magari oggi non operano più in maniera attiva, ma che hanno dato e hanno fatto la fortuna sia soprattutto di Brioni, perché è l'azienda che occupa più dipendenti e che insiste in questo territorio da più tempo.